1, 2 e 3. Quasi in sordina, sottovoce, uno dei capigruppo dei portatori dei misteri ha sussurrato scanetta allerta. Ma i misteri sono rimasti fermi, inchiodati al terreno, spogli dei loro abituali protagonisti. L'attaccamento ai misteri di Campobasso, la tradizione che si tramanda di padre in figlio, è sempre viva, ma quello che il tempo non è riuscito a scalfire, un nemico invisibile, più subdolo, è riuscito però quantomeno a fermare. Se il coronavirus ha stoppato, anche se per un solo anno, la tradizionale sfilata dei misteri a Campobasso. Siamo al Museo dei Misteri, come vedete oggi il museo non è vuoto di persone dell'associazione, è vuoto dei misteri esterni della preparazione, visto che quest'anno per il Covid la processione non ci sarà. Quindi buon Corpus Domini a tutti e all'anno prossimo. L'Associazione dei Misteri allora si è ritrovata oggi, festa del Corpus Domini, qui al museo, unita più che mai, per rinsaldare quel vecchio patto di amore e fede che ha fatto dei misteri il simbolo eterno di tutta una città, di una regione. I segni del Dizinno torneranno a sfilare, a regalare emozioni e orgoglio, perché sono vivi più che mai e fermi, immobili nel loro perdurare, curati con amore e affetto dall'associazione, sono lì al Museo dei Misteri in via Trento a Campobasso, in attesa di regalare ancora emozioni e battiti di ali, di angeli e diavoli. Corpus Domini 2020, un momento di mestizia perché per la pandemia non ci sono le manifestazioni e anche la processione dei misteri quest'anno non ci sarà. Con gli amici dell'associazione però ci siamo incontrati ed è stato comunque un momento positivo molto bello. Ci auguriamo di poter festeggiare con grande intensità nel Corpus Domini del 2021.